Konnichiwa e benvenuti tutti al mio canale, sono sempre GiappoGamer. Ben ritrovati tutti quanti voi qui in Yakuza 6 The Song of Life. Allora, dobbiamo... siamo fondamentalmente... ecco la Tomb Raider, che dice, vediamo un po'. Senza shop e D-string. Vabbè, ok, e siamo qui nella città di Dionimichi. Siamo fondamentalmente dove siamo lasciati nell'ultimo episodio. Dobbiamo avuto a che fare una lotta al bar, diciamo così, una scazzottata al bar. Allora, abbiamo un po', dobbiamo andare a trovare Matsunaga, se non erro. Ah, vediamo un po'. Di qua. Senti la musichetta delle botte, per cui qua. Allora, vediamo un po', buoni tutti. Allora, vai un attimo a bere un po' di tè. Sì, ce n'ho veramente bisogno, cavolo. Ok, poi vediamo un po', abbiamo pure questo qui. Grande Kiryu si sta bevendo il mondo praticamente. Poi vediamo un po' questo che è, eh? Boost Defense Omidori Jiru. Vabbè, vai, beviamolo. Tanto dobbiamo 155.000 yen, per cui voglia bere. Poi vediamo un po', Mystery Drink, dai, 1000 yen, vai. Vediamoci questa Mystery Drink. Vediamo un po'. Grandissima. Porca miseria, dobbiamo sempre bere questa Mystery Drink. Ok, vediamo un po'. Ah, ci siete voi, eh? Ecco qua. Yomei Alliance. Vai così. Aio. Aio, con la spranga fa male, la spranga. Vai adesso, vici meno io. Così, a calcioni. Vai. Così. Grandissimo Kiryu. Aspetta che ti ci meno questo qui. Così. Aio. E prendi questo qui. Ok, bene così. Ok, bene, bene. Proseguiamo, proseguiamo. Ok. Abbiamo trovato Matsunaga? Ok, bene così. Eccola. Finalmente mi avete trovato, eh. Ma veramente sono io che ho trovato voi, comunque. Non ti è piaciuta l'ultima battaglia, eh? Ma che là, ti sei portato pure gli scagnozzi appresso, mortacci tua. Orega Yoganwa Antagene Yome Rengo Kai Hunkeno Wakagashiratenwa Devattekira Hazda Michuakero Mawari no Jokyoga Yo Mito Renyo Jano Odoreva Kokomadeja. Dobbiamo iniziare la storia? Odore no taido o mite washi ga kimecharu. Ah, determinerà chi sarà, chi comanderà questa cittadina di Onomichi? Interessante. Dice, questo è divertente, dice Kazuma. Bene così, vediamo un po'. Dice, se tu vuoi morire, vattene via subito. Kizana o sanjano o Oguchi tataki o te kara ni. Eccala. Sì, bene, preparati, va. Ok. Time's up, let's go. Koji Masuzo e i suoi scagnozzi. E prendi questo qui. Acci vostri. Così. E prendi questo qua. Così. Dai un po' la bicicletta. Aspetta. E invece meno a tutti. E prendi questo qui. Così. Ok, bene. Siamo solo io e lui? Siamo solo io e te, bastardone. Vai lì, vai lì.
Madda, li sta richiamando, mortacci tua. Acci vostri. Eh sì. E prendete questo qua. Così. Dacci tua. Ok, ci risiamo. Ancora su e no dai. Così. E prendi questo qua, così. Vai così, grandissimo. Mamma mia che scazzottata, grandissimo. Così, così. Prenditi questo, bastardo. Ti meno pure con le piante. Aio. Vieni qua che ti utilizzo come Pungible. Aio. Tacci tua, bastardo. Bastardo. Maledetto. Prendi questo qui, così. Così, vai. Come Pungible. Aio, eh no, così no, non va bene. Così. Così, così. Va là per terra. Così, yatta. Bene così. Ok, bene, bene. Bella scazzottata pure questa. Guardate, guardate. Kiryu no aniki. Già. Sì, sì, stiamo indietro, stiamo indietro. Sì, sì. Sì, sti a cavo a Masutsui Family, certo, certo. La Yomei Alliance. Oyaru no Masutsui. Dice Yomei Alliance combatte per te? Hai idea che pensi che sia così importante? Bene, ok. E tu chi sei? Capitano della Yomei Alliance, il patriarca della famiglia Koshimitsu. Aia. Kanji Koshimitsu, Yomei Alliance, patriarca, porca la miseria. Tu sei il numero 2, l'uomo del numero 2 di Hiroshima? Hai visto, sì, come combatte Kiryu, grazie, grazie, hai detto abbiamo fatto un buon lavoro. Anta no senaka no ryu ga sukete miemasu wa. No. Odore mo Kiryu-san no shōtai wa shittotta no. Dice, non sapete chi è Kiryu-san? Nagumo? Nani? Nani? Kono atari wa Hiroshima de mo henpi na machi ja. Zōzen igai wa washira no shinogi ni naran. Ja kedo. Anta ga oru njattara. Dice, queste battaglie stanno facendo molto interessanti, eh? Vabbè, staremo a vedere. Dice, cosa aspetti a mandarlo all'inferno a questo? Dice, non ha famiglia altro a cui pensare. Considero un benvenuto dolce. Kazuma Kiryu-san. Grande. Che ci hai riconosciuto. いや
小清水の頭は何を言うとるんかの兄貴の正体って。松永。松永come va? Tutto a posto? Sei meglio prima, eh? Ti hanno pistato a botte, eh? なんで来よったんですか。わしはモレノから天佑に言ったはずじゃ。それをあんた勝手なことしよって。これで全部丸く済んだ思うてるんですか。あんたは本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしくないんで。Cosa arriverà adesso? Non lo so, sinceramente. Probabilmente si scatenerà una battaglia tra famiglie. 何も分かっとらん。松永。あ。全部。Dice Matsunan, credi in me. Io so come andrà a finire. この馬鹿たりや。踊れ。キリュウの兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。Dice, cerchi di dare ascolto a Kazuma, a Kiryu, insomma. Che succede? Già, l'ha punito. Già. Insomma, ha fatto a botte più che altro. Dice, non fate gli idioti, insomma. C'è stata una battaglia. Non descano solo. Koshimizu no temae. Koshimizu è stato qui, insomma, è stato tutto un bel casino. Ormai ni Matsunaga no tame o omotte nagutta nja. No, Matsunaga. Ma, ya. Anshin shite kudasai. Kirinari. Matsunaga mitame hodo itaku nai you ni nagurimashita ke. Nan ja to kono. Yo yu wa. Nan mo kage shito nan jaro ga. Nan patsu mo nan patsu mo. Pugno dopo pugno. Dice, dai, non fare il bastardo. Ecco là che litigano tra i due. E Kiryu se la ride. Ah, tutti se la ridono. Ah, bene, bene. Ah, ecco pure il capo. Ecco il patriarca. Ecco il patriarca. Dice, che ci fa? Ha detto, beh, insomma. Avete combattuto, vero? Eh sì, più o meno hanno combattuto, diciamo. Tōjō Clan? Già. Da Tokyo? Ano Tōjō Kai de? So ja. Tashika are ja. Ecco, adesso lo stanno riconoscendo, sei il dragone di Dōjima. Sei finito pure sulle riviste? Vabbè, però. Dici, è così... così famoso? È una leggenda. Nei meandri della Yakuza, insomma, questo ragazzo è incredibile. Dice, io ho lasciato questa vita al passato, adesso sono un civile. これでも隠し事はね俺の方にはな桐生さんの方にはまだ桐生さんに隠してることがあるってそういう意味っすよ。なんだよ隠し事って。おい南雲、ci posso sapere questo segreto? Dice il boss. Che poi non sarebbe nient'altro che uno degli attori più famosi di tutto il Giappone. Dice adesso, questo è tutto, dunque devo andare da Haruto. Oi, Nagumo. E Nandigano, dai, Nagumo, dimmi questo segreto, dai, coraggio. Grande Takeshi Kitano. Anche lui in questo Yakuza 6, mamma mia, incredibile. E ok, torniamo da... Ah no, dobbiamo andare direttamente agli appartamenti, scusa amico. Ah, Kiyomi mi ha portato lì Haruto. Ah, bene, ok. Speriamo che l'abbia portato sul serio.
Ok, qua c'è pure una vending machine. Allora, compriamo direttamente questo mystery drink da 1000 yen. E beviamocelo tutto quanto. A gargarozzo così. Oddio. Oddio, stava per crepare, oddio. No. Ok, via, quindi il mystery drink prete funziona col punto interrogativo. Ok, può funzionare come un po'. Cioè, può dare. Quindi può aiutare il personaggio oppure no. Mettiamola così. L'aveva quasi ammazzata Kiryu, porca la miseria. Forse ne abbiamo di troppi. Andiamo di te, va, tranquillo. Andiamo, Tropical Ultra Melon, vai. Vediamoci il mondo. Così va meglio, vediamo un po'. Dai, andiamo di birra, dai. C'è pure la birra. Vabbè che non ci sta la Kirin o la Sapporo, Porca miseria, birra quanto fa bene. Vai, vediamoci ancora, andiamo di birra, dai, coraggio. Vai, facciamolo ubriacare. Vabbè no, power drink, vai, andiamo di power drink pure. Vediamo un po' quanto recupera. Recupera abbastanza, cavolo. Vai, altro power drink, vai. Dai, siamo quasi a completo. Dai, andiamo di soda. Ancora, vabbè, dai. Vediamoci, questo che cos'è? Suku Aule. Vabbè, dovrebbe essere caffè e latte, mi pare. Aule. Ok, bene. Ci siamo bevuti il mondo. Adesso andiamo verso il appartamento. Scusa, amico. Oddio. Sono un attimo ubriacato, Kiryu. Oddio, veramente, cavolo. Sballotto alla sinistra a destra, veramente come un ubriacone. Oddio. E infatti pure sulla sinistra è vista la bottiglia. Che dovrebbe significare bottiglia di sake, Là ci stanno gli scagnozzi, vabbè, ma... Scusa. Passiamo di qua, va? No, cazzarola. Vabbè. Vai così. Vai, venite qui così. Mamma mia, Kiryu. Quanto mena. Porca la miseria. Ok. Shibaraku netero. Bene così. L'abbiamo sistemati. Ottimo così. Torniamo agli appartamenti. Kiryu veramente è ubriaco. Che c'è qua per terra? Ok. Oh, ecco qua mama. Kiyomi, grande. Scusa, abbiamo fatto un po' tardi, Da tanto aspetti qui? Naruto si è addormentato molto velocemente. Beh, sei la mamma perfetta, grande Kiyomi. Sì, abbiamo avuto a che fare con la Masuzue Family, insomma. Per il momento è andata bene. Bene. Ok, mi raccomando, insomma, sta attenta a te stessa. Hirose guys? Sono qualcosa su... ci chiede se sanno qualcosa di Haruka, no, insomma, non ne sanno poche niente. Qualcosa che non va? Mata. Arigatone. E ok, bene, ecco Haruto che sta dormendo.
infatti ecco là, Kiryu si fuma la sigaretta. E vediamo un po'. Chi è? Anki, Nagumo desu ga. Ah, che strazio, ma che vuole a quest'ora? Ma che caspita succede? Sacchi Kyo-chan ni kono hya no koto o kikimashite. C'è una cosa che ci vuoi chiedere? Vabbè, ma prova a quest'ora, cavolo. Naruto sta dormendo, che cavolo. Kamane ka? Ee. Oh, dai, una bella fumata insieme, va? Bene, bene, dai, che ci vuoi chiedere? Mo sashi no koto to wa omoimasu ga. Hanashi chun wa di Haruka-san? Haruka-san no koto ja. Hai scoperto qualcosa? Guarda la faccia di Kiryu. Veramente qualcuno della famiglia conosce Haruka-san? Quando era qui? Ah, riguardo la foto che vi ho dato, sì, già. L'avete riconosciuta, eh? Bravi, bravi, così vi voglio. Kiryu no aniki ga Haruka-san ni yukari no aru Tōjō-kai no 4 daime. Kiryu Kazuma jatta. Guardiano del Tōjō clan, già. Matsunaga dake wa kii tsukankatta yō desu ga no. Mattaku. Aitsu no annibusa ni wa nan ya sukuwaremasu wa. Soko kara no gobure wa dou ka yurushite tsukasai. No, tranquillo, tranquillo, dai, su. Non ti preoccupare. Ato sore demo aniki ni Haruka-san no koto o iwankatta no wa Haruka-san ni yurushi o moratoran kara desu. Non avete il permesso? Aia. Suzukete kure. Haruka-san ga kono machi ni kita no wa 3 nen gurai con qualcuno. 3 anni fa l'avevi vista. Ok. Anoko wa jibun no koto o hotondo shaberankatta. Itsumo maari o kini shite. Hakkiri yutara koko e nigekonde kita 14 ni shika mienkatta. Gigi sembrava come se scappasse da qualcuno o qualcosa. Sugu ni medatsu inaka ja. Shikamo anna kawaii ko desu ke atchuma ni ninki mo ni natta. Haruka-san no mae ja uchi no kumi no mon mo zōsenjō no renchū ni ryōshi dare mo ga minna otonashii o shite. Ah, pure i fisherman, pure i pescatori, che cavolo. Anoko wa kono machi ni oran to iken sonzai ni nattotta ja. Una parte di ogni nemici. Anoko wa geinōkai ni otta tchū koto wa già il suo passato come una celebrità, già. Yattari kizuite ita nda na. Terebi o mitoriya iya demo wakarimasu wa. Haruka-san ga sono sawagi kara hitome o shinondo tchū koto. Già, è un personaggio pubblico, giustamente. Washira wa anoko no koto o mamotte yaretakatta ja. Jake, il tuo vuoi proteggere da un mondo di cui vuoi scappare o vuole scappare. Aniki ga Haruka-san no koto o shirabetoru tte wakatta toki tabun kono machi no ningen nara minna onaji yōuni kangaeta hazu ja. Tabun anta ra ga sōyū renchū datta kara. Dunque dovete considerare che ovviamente mi sta a cuore vedere Haruka a casa, insomma. Nagumo nara. Nagumo in questo caso. Haruto no chichoya mo kono machi ni iru no ka? Sai chi è il padre di Haruto probabilmente in questa città? Cioè se il padre di Haruto sta in questa città? Ryokuno comunque ha amato Haruka. Sore ni bo-chan ga 1 sai kurai to kangaeru to. Chōdo ninshin shita koro Haruka-san wa kono machi kara mo sugata o keshite shimotta nda. Ah, era incinta? Ima kara 1 nen han kurai mae desu wa. Sono koro kara
Probabilmente Haruka sia arrivata qui in questa cittadina che era incinta. Che quindi si è rimasta incinta prima di arrivare a questa cittadina. Chi lo sa, chi lo sa. Io che comunque sono cose che probabilmente la famiglia sa, conosce. Chi potrebbe saperle? In un bar sopra la città. Sono sicuro che in quel luogo sapranno certe cose. Ok. Snack Kiyomi. Sì, eh? Lei sa? Aia. Ok, Archive Life, trofeo guadagnato. Bene così, anche questo quarto capitolo si conclude qui. Io spero che vi sia piaciuto questo nuovo episodio di Yakuza 6 The Song of Life. Se così fosse, invito a lasciarmi un bel like, un commento e una condivisione con i vostri amici. Dal vostro, io vi ringrazio uno a uno per essere arrivati fin qui. Dal vostro Jack Pro Gamer è tutto. Sayonara e ai prossimi episodi.